Salve a tutti e ben ritrovati sul canale dove oggi andremo a spiegare come installare mod di auto aggiuntive su Assetto Corsa. Anche se la procedura è abbastanza nota, ma c'è chi è ancora alle prime armi, quindi abbiamo deciso di realizzare un tutorial alla portata di tutti. Ma prima di iniziare con il tutorial, io come sempre vi invito a lasciare un like alla fine del video se vi è stato utile, ma soprattutto iscrivetevi al canale, che per noi il vostro feedback è davvero importante. Dopo questo, non voglio dilungarmi troppo, riprendiamo il nostro tutorial. Come primo step dobbiamo cercare sul web auto da aggiungere al gioco e noi per semplificare le ricerche abbiamo creato una sezione Discord dedicata sul nostro canale in modo da semplificare il tutto. Quindi recchiamoci sul nostro Discord. Andiamo nella sezione Car Mod, cerchiamo le nostre auto preferite e le scarichiamo. Piccola premessa però, vi ricordo che non tutte le auto sono gratis, alcune sono disponibili solo attraverso una donazione per il creatore, ma noi per questo video andiamo a scaricare quelle gratis. Una volta scaricati i file, io in questo caso ho scaricato l'Abarth 595 e l'Audi RS3 2022, non ci resta che fare l'estrazione per entrambi i file. In questo caso, tasto destro, estrai Audi RS3. Tasto destro, estrai Abarth 595. Dopodiché dobbiamo recarci nella root principale del gioco. In questo caso andiamo in Unità C, Programmi x86, cerchiamo Steam, Steam Apps, Common, Assetto Corsa. Cerchiamo la cartella Content, Cars. Perfetto, apriamo la cartella che abbiamo estratto precedentemente e trasciniamo nella cartella sottostante. Io non replico perché già ho scaricato. Una volta completato il tutto, non ci resta che provare sul Content Manager se tutto funziona correttamente. A questo punto, leghiamoci su Content Manager. Selezioniamo Cambia auto, cerchiamo quelle che abbiamo scaricato precedentemente, in questo caso l'Abarth 595 pista, controlliamo anche l'altra se è stata installata, Audi RS3 Sportback, sì, in questo caso è stata installata, noi andremo a scegliere la 595 pista, qui ci sono vari colori disponibili. Selezioniamo uno a caso, confermiamo e andiamo su Via. Da come possiamo notare, funziona tutto correttamente. E anche per questo video siamo giunti alla conclusione. Io vi ringrazio per tutto. Se il video vi è stato utile, lasciate un like e soprattutto iscrivetevi al canale. E noi ci sentiamo nel prossimo video.